Nella scorsa lezione abbiamo parlato del ciclo di Saros, che era già conosciuto nell'antichità. Questo ciclo di Saros era nient'altro che il tempo che doveva intercorrere perché si verificasse sulla Terra un'eclisse di Sole con caratteristiche simili a quella che era avvenuta, diciamo, precedentemente. Questo ciclo di Saros era appunto costituito da 18 anni e 10 o 11 giorni, a seconda che in questo periodo di tempo ci fossero 4 o 5 anni bisestili. Ecco, la caratteristica di questo ciclo è che le eclissi che si verificano con questa periodicità hanno caratteristiche molto simili, vale a dire che la Terra si trova alla stessa distanza più o meno dal Sole di come si aveva 18 anni prima, lo stesso dicasi della Luna rispetto alla Terra e lo stesso dicasi della posizione del Sole e della Luna rispetto al nodo dell'orbita lunare. Quindi sono eclissi molto simili tra di loro, intervallate appunto di 18 anni e 10 o 11 giorni, che avvengono in località della Terra completamente diverse dall'eclisse precedente. E questo ciclo si ripete costantemente ogni 18 anni e una decina di giorni. Tuttavia, nel corso di un anno non esiste una sola eclisse di Sole, perché, come vedremo, ne esistono più di una e di conseguenza esistono diversi cicli di Saros. Quindi, ad ogni eclisse che si verifica in un determinato anno ci saranno altre eclissi che si verificano spaziate con intervalli di 18 anni, però ciascuna eclisse avrà un suo ciclo di Saros, tant'è che questi cicli di Saros di 18 anni hanno delle numerazioni, quindi ad ogni numerazione corrisponde un certo tipo di eclisse che si ripete ovviamente ogni 18 anni. Allora, perché veniva fuori questo ciclo di Saros costituito appunto da 18 anni e una decina di giorni? Perché risultava dalla combinazione e quindi dalla molteplicità dei mesi draconitici, dei mesi sinodici, degli anni draconitici, dei mesi anomalistici. Si era visto appunto che con 242 mesi draconitici, cioè il tempo che impiega la Luna per ritornare allo stesso nodo dell'orbita lunare, nello stesso punto, il quale era costituito da 27,2123, corrisponde a 6585 giorni, 38. Mentre se noi facciamo 223 mesi sinodici, che sarebbe l'intervallo intercorrente tra due lunazioni, quindi quando si ha un'eclisse di Sole, vuol dire che la Luna si trova al novilunio, quindi il tempo che impiega la Luna per ritornare nuovamente al novilunio è il mese sinodico, il quale è costituito da 29 giorni, 5306. Ecco, se noi facciamo 223 mesi sinodici per 29 giorni, 5306, otteniamo ancora 6585 giorni, 32. Quindi vedete che questi valori sono molto simili tra di loro. Ma non basta, perché se noi prendiamo 19 anni draconitici, cioè l'anno draconitico, e il tempo che impiega il Sole per ritornare allo stesso nodo dell'orbita lunare. Ma l'anno draconitico sappiamo che è di 346 giorni, 6188, lo moltiplichiamo per 19 anni ed ecco che riotteniamo di nuovo questo numero magico, cioè 6585 giorni, 76. E non finisce ancora il discorso, perché se noi consideriamo anche il mese anomalistico, cioè il tempo che impiega la Luna per ritornare al perigeo oppure all'apogeo, ecco che questo periodo è di 27 giorni, 5545, ma moltiplicato per 239 periodi appunto anomalistici mi dà ancora un numero di 6585 giorni, 52. Quindi, come vedete, il numero di giorni che intercorrono tra un'eclisse di un certo tipo e un'altra eclisse è appunto questo numero di 6585 giorni. Però diciamo che per avere il verificarsi sicuro di un'eclisse
è sufficiente considerare queste due molteplicità, cioè quella del mese draconitico e del mese sinodico. E vedete che questi valori sono molto simili tra di loro, perché la parte intera è uguale, mentre la parte frazionaria si discosta di poco, si discosta praticamente di un terzo di giorno. Ecco perché queste eclissi che appartengono, diciamo, ad un certo ciclo si verificano dopo 18 anni e 10 o 11 giorni, però spostate di 0,3 giorni, che corrispondono a 8 ore e 9 minuti all'incirca, i quali corrispondono sul planisfero terrestre a circa 120 gradi in longitudine. Quindi cosa succede? Che se oggi io ho un'eclisse che si verifica in una certa zona della Terra, l'eclisse di quello stesso tipo successiva capiterà 18 anni dopo e sarà spostata sulla superficie terrestre di circa 120 gradi verso ovest. E quindi noi avremo una situazione che può essere sintetizzata con questo schema. Bisogna dire, come è stato detto prima, che ogni anno noi abbiamo un certo numero di eclissi e di conseguenza ogni eclisse che capita in un certo anno si verificherà in condizioni analoghe ma spostate di 120 gradi sulla superficie terrestre dopo appunto questi famosi 18 anni e una decina di giorni. Ecco, in questo caso io ho riportato il planisfero terrestre in cui, come potete vedere, ho disegnato in maniera molto approssimativa i vari continenti. Vedete qui l'America del Nord, l'Alaska, qui vedete l'America centrale, qui l'America del Sud, poi qui vedete il continente africano con l'Europa, la Spagna, la Francia, i paesi nordici, qui abbiamo tutta l'Asia, qui abbiamo l'India, qui il Giappone e qui l'Australia. Chiaramente questo disegno lo dovete prendere un pochettino con le molle, proprio perché non sono riuscito a creare esattamente la perfezione nel disegnare questi continenti. Comunque in linea di principio le cose sono rappresentate così e le potete anche ritrovare poi su internet graficate in maniera molto più precisa di quanto l'abbia fatto io. Ecco, quello che vorrei farvi notare è che se noi prendiamo ad esempio una certa eclisse che appartiene a un certo ciclo di Saros, il ciclo di Saros che cosa è? È un insieme completo di eclissi che partono da eclissi parziali per poi diventare centrali, quindi totali o anulari o addirittura ibride, per poi finire di nuovo con una parzialità. Ecco, un ciclo di Saros comprende appunto un intervallo di tempo che è molto variabile, di 1126 anni fino a 1550 anni. E in questo lungo periodo di tempo, in cui si ha praticamente il primo inizio di una eclisse parziale fino all'ultima eclisse parziale, intercorre appunto questo periodo compreso tra 1126 e 1550. E in questo periodo di tempo ci possono essere addirittura dalle 69 alle 87 eclissi, di cui 40 o 60 sono eclissi centrali, vuol dire che sono eclissi o totali oppure anulari. Quindi il resto fa parte delle eclissi parziali. Ecco, diciamo che le eclissi parziali iniziano genericamente a sud quando la Luna si trova prossima al nodo discendente e queste eclissi parziali si verificano con regolarità ogni 18 anni e 10 o 11 giorni per un periodo complessivo di circa 200 anni. E succede una situazione di questo genere, che dopo 200 anni noi incominciamo a avere poi delle eclissi centrali e queste eclissi centrali durano per circa 950 anni, quindi ogni 18 anni si verifica un'eclisse centrale, quindi un'eclisse totale o anulare, e quindi questo tipo di eclisse va avanti per circa 950 anni. E la caratteristica di queste eclissi è che se la Luna si trova vicino al nodo discendente, le eclissi parziali diventano poi totali, ma
tra un Saros e l'altro di 18 anni, queste eclissi si spostano sia dal polo sud verso il polo nord e sia in direzione est-ovest, cioè vale a dire che prendiamo ad esempio in considerazione una determinata eclisse che ha avuto la sua fase di centralità ad esempio il 18 maggio del 1901. Questa fase di totalità, che la vedete rappresentata in questa figura con questa linea bianca relativamente spessa e ondulata, si è verificata nell'Oceano Indiano praticamente, quindi tutta questa zona è stata interessata da questa eclisse. Qui eravamo al 18 maggio del 1901. 18 anni dopo, questa eclisse si è verificata in condizioni molto simili, però in un'altra zona della superficie terrestre. Infatti vedete che il 29 maggio del 1919, quindi appunto dopo 18 anni, si ha la fase di totalità che interessa praticamente il continente americano del sud, quindi il Cile, il Brasile, per andare a toccare i paesi dell'Africa del sud. E chiaramente, come vedete, questa eclisse si è un pochettino alzata verso, diciamo, l'equatore, ma al tempo stesso si è spostata di circa 120 gradi, che sono appunto questi famosi 38-32 centesimi di giorno che rappresentano appunto la parte frazionaria della rotazione terrestre. Questo terzo di giorno corrisponde poi sulla superficie terrestre a un movimento della Terra di circa 120 gradi. Quindi dal 18 maggio 1901 si passa al 29 maggio del 1919, poi altri 18 anni, arriviamo all'8 giugno del 1937, e queste eclissi, come abbiamo detto, si spostano di 18 anni in 18 anni di 120 gradi, ma al tempo stesso si innalzano. Cosa succede? Che dopo tre periodi di Saros di 18 anni, quindi diciamo dopo 54 anni e 34 giorni, che corrispondono appunto a tre Saros, noi abbiamo che si verifica un'altra eclisse totale di Sole spostata di qualche migliaio di chilometri verso nord, però più o meno all'altezza dello stesso meridiano, anche se c'è una leggera deriva, proprio perché non esiste una moltiplicità perfetta di anni come il ciclo di Saros. Per cui il 20 giugno del 1955 abbiamo un'eclisse totale che corre più o meno parallela a quella del 1901, ma spostata di qualche migliaio di chilometri. Nel 18 anni dopo arriviamo al 30 giugno del 73, e questa per me è una data molto importante, perché è stata la data con cui io mi sono praticamente laureato. Infatti ho fatto la tesi di astronomia calcolando appunto gli istanti dell'eclisse il 30 giugno del 1973, quando il mio professore, il professor Mario Fracastoro, direttore del nostro osservatorio astronomico di Torino, è andato a osservare questa eclisse proprio in Africa, più precisamente a Timia nel Niger, quindi nel deserto nigeriano. Io avevo fatto i calcoli dei contatti dell'eclisse per la mia tesi, e con questi dati il professore è andato in Niger a osservare direttamente il fenomeno. Ebbene, i risultati sono stati che la differenza esistente tra i dati che avevo calcolato io teoricamente e quelli che aveva rivelato lui con le osservazioni fotografiche si discostavano di appena un secondo, che rientra appunto negli errori di osservazione. Quindi questa è stata un'eclisse molto lunga e molto importante, perché durava circa 7 minuti, quindi è stata un'eclisse importante, però un po' scomoda da osservare proprio perché capitava in pieno deserto. Comunque sia, è stata una impresa da parte del mio professore veramente unica ed interessante. Andando ancora avanti, arriviamo poi dopo 18 anni all'11 luglio del 1991, vedete che l'eclisse si riporta più o meno parallela a quella del 1937, quindi 54 anni
dopo si verifica un'altra eclisse spostata verso nord. Arrivando a questo punto, nel 91, si passa al 22 luglio del 2009, in cui si ha un ulteriore balzo verso nord della fase di totalità dell'eclisse, che interessa le zone dell'Asia, praticamente del Giappone, per poi avere ancora l'eclisse del 2 agosto del 2027 e del 12 agosto del 2045, che sono eclissi che probabilmente qualcuno di voi potrà ancora vedere. Io non so se sarò ancora su questa terra, però saranno comunque delle eclissi che non saranno visibili dall'Italia, perché anche se questo disegno è abbastanza approssimativo, vedete che l'Italia più o meno è piazzata in questa posizione e nel 27 la fascia di totalità non ci interesserà. Quindi diciamo che con questa situazione si capisce appunto che ad un determinato ciclo di Saros, che comparte diciamo come un'eclisse parziale e poi si protrae per 1126 o 1550 anni, dall'eclisse parziale si arrivano poi a delle eclissi centrali in cui queste eclissi si ripresentano ogni 18 anni, spostate di 120 gradi circa verso ovest e di qualche migliaio di chilometri verso nord. Quindi dopo 54 anni si hanno praticamente delle eclissi parallele tra di loro, più o meno giacenti approssimativamente sugli stessi meridiani, anche se sono leggermente spostati, ma che comunque assumono un andamento di questo genere. Poi queste fasi di totalità incominciano a perdersi dopo un migliaio di anni, per poi diventare delle eclissi parziali e terminare tutto il ciclo di Saros avendo un ben determinato numero. In questo caso era il ciclo di Saros 136, che si conclude diciamo in questo lasso di tempo di un migliaio di anni fino a un migliaio di anni e mezzo. Ecco, lo stesso tipo di eclisse si ottiene se invece di avere la Luna che passa in prossimità del nodo discendente si ha la Luna che passa in prossimità del nodo ascendente. Ecco, in questa particolare situazione le cose si invertono, cioè qui non ho riportato un ciclo di Saros appartenente appunto a queste situazioni in cui la Luna si trova al nodo ascendente invece che al nodo discendente. Ebbene, l'eclisse invece da partire dall'emisfero sud per andare verso l'emisfero nord cambiano direzione, cioè partono dall'emisfero nord e vanno verso l'emisfero sud, però spostandosi comunque sempre verso ovest di 120 gradi ogni 18 anni e 11 giorni. Quindi diciamo che lo schema rimane più o meno quello che avete visto in questa rappresentazione. E, tra l'altro, c'è ancora una cosa da dire, che il ciclo di Saros, il numero che si dà al ciclo di Saros, è un numero che è stato diciamo inventato con la convenzione di prendere il numero di serie dispari quando la Luna passa al nodo ascendente, o il numero di serie pari quando la Luna passa al nodo discendente. Questa qui è l'eclisse 136, quindi è un numero pari, per cui vuol dire che la Luna si trovava in prossimità del nodo discendente e quindi le eclissi iniziavano dall'emisfero sud per andare verso l'emisfero nord, mentre nelle serie dispari si ha, come abbiamo detto, l'inversione, cioè le eclissi totali e anche parziali partono dall'emisfero nord per andare verso l'emisfero sud. Ecco, a questo punto noi abbiamo visto su questi grafici la rappresentazione della fascia di totalità si verifica durante un'eclisse totale. Ma se noi volessimo calcolare l'ampiezza della fascia di totalità, come dobbiamo fare? E questo sarà oggetto della prossima lezione.